Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Quest'oggi in mia compagnia c'è l'avvocato Andrea Palvo, amministratore delegato da 4 anni della SPA Locride Ambiente, che salutiamo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io chiederei da subito all'avvocato Andrea Palvo di questa nuova associazione che si costituirà, anzi di questo nuovo movimento che si costituirà domani al Savant Hotel alla Mezzia Terme alle 10:30, la città delle idee. Di cosa si tratta? Sì, è un'associazione, avevi detto correttamente prima, di natura politico-culturale, obiettivo della quale è da cercare di dare una risposta a quella che è la ragione per la quale la maggior parte delle persone non svolgono attività politica, o meglio non si interessano di quelle che invece dovrebbero essere le pianificazioni, la struttura delle diverse attività che dovrebbero contraddistinguere una corretta azione di una comunità. Ci siamo ispirati alla teoria delle reti, che è sicuramente, come tutti quanti conoscono molto bene, la teoria che mette in relazione diversi soggetti per poter collaborare affinché i risultati dell'azione collettiva possano essere maggiori rispetto a quello a cui siamo abituati, cioè risultati al 90% pessimi di attività gestite da poche persone. Oggi abbiamo innegabilmente una complessità importante con la quale fare i conti, ed è la complessità di tutti gli argomenti politici e quindi gli argomenti della vita di ogni giorno che si dovrebbe riuscire a monitorare per avere una strategia capace di attirare ricchezza su un territorio e conseguentemente poter alimentare delle condizioni di vita più improntate al benessere rispetto alle condizioni che la maggior parte delle persone registrano. Da questo punto di vista, partendo anzi da questo presupposto, abbiamo elaborato in maniera molto articolata una metodologia di partecipazione politica. Partiamo dal presupposto che ogni cittadino ha una serie di competenze, una serie di passioni. Ognuno di noi riesce ad avere alcune cose nelle quali eccelle, oppure spesso e volentieri molti di noi riescono ad avere delle iniziative, delle idee che poi purtroppo, per quanto brillanti o per quanto magari poi scopre essere realizzate in altri luoghi o a distanza anche di anni, difficilmente riusciamo a vivere in un contesto capace di creare valore intorno a queste singole capacità. In Sì. un'epoca in cui dall'altra parte dell'oceano Tim Cook parla della creatività come la più grande risorsa dell'umanità al fine di mantenere il benessere in territori che ne hanno già molto più di noi, capiamo bene che un'azione politica dovrebbe essere orientata a agevolare la trasformazione di idee in progetti e quindi i progetti in attività concrete. È necessario recuperare quindi la capacità di ragionare insieme, ma soprattutto è necessario riorganizzare l'attività politica affinché possa essere costituita una sorta di rete urbana che favorisca il confronto delle idee, ma soprattutto il confronto delle competenze, con l'obiettivo unico di incentivare la realizzazione di progetti capaci di migliorare le condizioni di vita locali. Questa, diciamo, è la parte teorica che però è necessaria, perché nella vita non c'è nulla di facile, tutto è sudato. Dietro a questa elaborazione ci sono mesi, mesi e mesi di studi molto approfonditi, e è necessario pure rendersi conto che non basta piangere per raggiungere i risultati. Noi siamo in una condizione di diciamo di sofferenza economica e sofferenza sociale e culturale, dalla quale si può uscire solo ed esclusivamente lavorando, ma lavorare non significa solamente rimboccarsi le maniche, significa anche spremere le meningi a cercare di capire come fare. Know-how, dicono gli americani, anche nell'accezione proprio dell'interrogazione sul come fare per realizzare un qualche cosa. Noi abbiamo dunque
elaborato un sistema di partecipazione politica che dovrebbe dare la possibilità finalmente alla politica di non essere più qualunquista. Oggi come oggi il politico non ha una specializzazione specifica. Quando purtroppo si fanno domande un po' più approfondite, spesso e volentieri si rimane frustrati. Non parlo a livello locale, intendiamoci, parlo davvero a livello regionale, nazionale, forse anche ultranazionale. Oggi come oggi la cultura dell'uomo solo al comando è insufficiente a poter far sì che quell'uomo solo capisca, come bisognerebbe capire, di smart city, di sviluppo economico, di come incentivare il commercio in un centro urbano, penso sia a San Biase che è a Nicastro che è a Sant'Eufemia, di come poter sfruttare l'energia. Noi parliamo sempre di Caronte per un sacco di buoni motivi, ignoriamo che lì sotto c'è una fornace naturale, a pochi metri di profondità ci sono temperature che producono costantemente da qualche migliaia di anni energia. Noi non siamo nemmeno capaci di interrogarci e dire scusa, potremmo mai sfruttare economicamente quello? Ma se poi l'interrogazione deve essere ridotta in maniera qualunquista in una sede di bar, si capisce bene che la risposta non potrà che essere frustrante. Se invece si attirano i tecnici specifici, penso a tutti gli ingegneri energetici ambientali che hanno le competenze necessarie per poter affrontare questo tipo di argomentazioni, per dare magari una risposta e trovare, diciamo, tecnicamente le soluzioni capaci di trasformare risorse naturali in risorse economiche e benessere, e capiamo bene che la portata di una partecipazione politica diffusa può dare degli effetti devastanti. A me piace guardare in grande, pensare a una fase politica attuale paragonabile all'epoca dei telefoni, quelli che io ricordo da piccolino quando c'erano con il disco che girava, paragonati ai sistemi di telecomunicazione moderna, sistemi di telecomunicazione che consentono a ogni essere umano, a ogni cervello quantico che abbiamo all'interno della scatola cranica, di interconnettersi. E quindi è innegabile che la natura tende verso le reti hanno una grande controindicazione che però purtroppo sta crollando da sola. La controindicazione è proprio il fatto che non possono essere gestite in maniera centralizzata. Le reti per loro stessa natura non sono strutturate per aggirare i limiti e quindi anche per aggirare eventuali imposizioni di controllo centrale. Un'esperienza che all'inizio ha illuso molti cittadini sul potenziale a rete è stato il Movimento 5 Stelle, che ha visto il proprio limite nel momento in cui i leader hanno voluto esercitare un controllo centralizzato. Il controllo è necessario, ma è necessario secondo i principi della leadership emozionale, ossia quella definita da Daniel Goleman, che non è altro che la leadership che caratterizza l'operaio al quale i colleghi chiedono quale bullone è più appropriato per risolvere un certo problema, o il tecnico al quale l'amico si rivolge quando ha un problema. Ecco, quello è il leader del gruppo, quello in scala ovviamente dovrebbe essere la persona con le carte in regola per poter individuare quali sono gli interventi necessari per affrontare i tantissimi problemi. Purtroppo spesso e volentieri, ripeto quello che stavo dicendo prima, i politici tendono a sfuggire dai tecnicismi, quasi come se il lavoro nobile fosse solamente la concertazione della volontà, tralasciando l'esigenza invece di iniziare a portare anche il tecnicismo nelle sedi, nella stanza delle decisioni. Nel momento in cui c'è un problema occupazionale alla Lamezia Terme, è innegabile dire che ci sono degli interventi anche tecnici che potrebbero essere attuati per risolvere il problema. Non ve li svelo adesso, li svelerò più avanti. No, però, assolutamente. Andrea, io a questo punto volevo semplicemente chiederti, visto che parlerete, lo hai già detto praticamente nel tuo discorso, di economia, ambiente, qualità della vita, urbanistica, di sviluppo della pubblica amministrazione, avvalendovi delle competenze di tecnici, a questo punto di persone competenti in materia e non di politici dell'ultima ora, giusto? Allora, è un discorso, ecco, concettuale, non avvalendoci di tecnici, sono cittadini
che hanno delle competenze, perché io magari faccio l'ingegnere nell'attività lavorativa ordinaria, posso avere un'idea, ma nel momento in cui vado a parlare del costo di un kilowattora, magari l'avvocato non lo sa, ma l'ingegnere magari può avere una confidenza con quei numeri, e sono dei numeri essenziali se bisogna andare a discutere di quelli che sono i costi energetici, di quello che possono essere i business plan legati all'energia. Basti pensare che un kilowatt prodotto con il fotovoltaico è venduto al gestore, all'Enel, viene pagato 0,03 centesimi a kilowattora. Quando noi andiamo ad accendere una lampadina, l'Enel ci vende la corrente elettrica a 33 centesimi. Questi sono dati che a me li può dire una persona che è del settore, ma in occasione non di tavolo tecnico, ossia non si può discutere, ma nel momento in cui si organizzano i tavoli politici tematici, quando nel momento in cui un tavolo politico può parlare di energia, perché magari anche la persona di strada può essere interessata a sentire questi argomenti. Io magari da cittadino vorrei sapere perché da me non si fa il porta a porta, la raccolta differenziata, come magari con i risultati che si fanno in altre zone d'Italia. Vorrei avere una risposta. Per come la vediamo noi, anche queste sono delle domande politiche, non si può precludere questo tipo di accesso. Noi come associazione quindi ovviamente cerchiamo innanzitutto, senza scendere nel merito della strategia ecopolitica, in questo momento riteniamo che è necessario svegliare le coscienze, far sentire ai lametini che è un grande progetto, o comunicare ai lametini che se si collabora con umiltà e con tanto tanto lavoro, abbiamo tante energie, abbiamo tante capacità e abbiamo enormi competenze. Se le riusciamo a mettere a sistema e riusciamo ad avere fiducia in noi stessi, sfuggendo, diciamo, dall'angolo del pianto nel quale spesso ci rifugiamo, magari tra un po' di anni il territorio che abitiamo sarà molto probabilmente più bello rispetto a ciò che ci propone oggi in termini di benessere e qualità della vita. Perfetto Andrea, io a questo punto sì, ti sentiamo perfettamente. Diciamo che comunque questa intervista è stata realizzata velocemente perché ti stai spostando da una riunione all'altra in attesa di quello che sarà domani, ripeto, alle 10:30 al Savant Hotel alla Mesa Terme, questo appuntamento importante che è la costituzione di questa associazione politico-culturale Città delle Idee. Io Andrea, ringrazio l'avvocato Andrea Falvo, ripeto, amministratore delegato. Come? Riccardo, scusa se ti interrompo al volo. Domattina è Prego. una presentazione alla stampa, dopodiché noi abbiamo una pagina Facebook, Città delle Idee, nella quale pubblicheremo le tantissime presentazioni che andremo ad avere in tutti i territori che compongono la Mesa Terme, partendo da Fronti, Sant'Eufemia, Sambiase, le varie frazioni. Bella, Capizzaglia, Nicastro, gireremo parecchio in questo periodo per cercare di attirare l'attenzione un po' ai contenuti anziché solamente alle facce. Benissimo, quindi diciamo ai nostri amici web ascoltatori, a tutti quelli che fruiranno di questo contenuto multimediale, di cercarvi su Facebook e poi ovviamente di seguirvi personalmente alla Mezia, ma chiunque volesse penso partecipare e dare il suo contributo lo può fare indipendentemente dal fatto di essere lametini o meno, giusto Andrea? Ma se si ama il territorio, lo si deve fare. È un momento di difficoltà, dobbiamo collaborare tutti. È un progetto open source, non c'è un capo, non ci sono responsabili, non ci sono incarichi, non si promette niente. Chi vuole avere ambizioni politiche o posti politici deve portare avanti i progetti. La vera meritocrazia sociale dovrà essere questa. Chi più lavora, chi più porta benessere, ha più diritto di amici, parenti, zii, nonni, bisnonni, cisnonni, va a finire che qualcuno si trova pure, a ricoprire le cariche pagate con i soldi nostri, perché quando andiamo al bar e compriamo il caffè, qualche centesimo lo destiniamo anche alle tasse, quindi è un nostro diritto. Benissimo, io ti ringrazio ancora Andrea per il tempo che ci hai dedicato e quindi invito tutti domani a essere presenti al Savant Hotel a Mezzo per l'inizio di questo percorso di Città delle Idee. Grazie ancora Andrea per il tuo tempo, io cedo la linea a Donato Volpicella. Grazie ancora.
Grazie Riccardo, grazie Donato, grazie a tutti, buonasera.